Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi sghet. Mi vado a struccare con voi. Ho acquistato un po' di cosine. Innanzitutto ho preso queste maschere, ho preso questa spugnetta, non è una spugnetta, è una spazzola per il viso. Ho preso i miei amati quadrotti che erano in offerta. E voglio provare con voi quest'acqua micellare seta blu. Vediamo un po' come funziona. E ho preso anche salviettine nuove, sono ricoperta di salviettine. Queste non funzionano più, queste ancora funzionano. Le Huggies non vedo l'ora che finiscano. E quindi io direi che possiamo iniziare la skincare di questo 25 aprile, no, di tutti i giorni. Comunque, alcune di voi mi hanno chiesto per quanto riguarda la skincare coreana. Raga, vi devo dire la verità, cioè che l'acqua micellare qui non esce. Vediamo un po'. Che praticamente lo faccio metà viso così vediamo se funziona. Praticamente io in quella settimana in cui l'ho provata, ho visto dei miglioramenti alla pelle. Però parliamoci chiaro. Chi ha il tempo di fare questi 10 step mattina e sera? No, non ho resistito. È troppo lunga, però la pelle è davvero, davvero migliorata. Beh, devo dire che quest'acqua micellare funziona abbastanza. Non brucia per il momento. Ha tolto tutto, sono truccata da stamattina e non vedevo l'ora di innanzitutto prendiamo un paio di salviettine così le consegniamo a Muzzo e mi faccio una passata così e così. Queste qua comunque vanno direttamente nella borsa. Sì, così almeno definisco se per caso dovesse servirmi. Prendo un altro quadrotto, sì. Metto questa volta il latte detergente. Vado a mettere il latte detergente che io ho unito con l'olio d'oliva per creare un prodotto bifasico, ma più che altro che sciolga davvero molto bene il trucco. Quindi adesso appena vado dal mio negozio preferito di queste cose qui, prendo il latte detergente. Vediamo se c'è qualche offerta, qualcosa così. Però
perché oggi stavo vedendo, ma ok, un po' vedere da vicino che non vedo. Oggi vedevo tra le varie cose di make up e cioè, ci sono delle cose davvero costano un botto. Ahimè, senza motivo, sinceramente. Pagare un prodotto di questi che quando è uscito io ho pagato. Per dirvi un prezzo 5 euro, pagarlo quasi 8 euro allo Shan mi sembra un po' eccessivo, sinceramente. Comunque, oggi, oddio, sto morendo di caldo. Adesso mi metto una manettina a mezze maniche. Sì, oggi ho comprato anche questa, che è una spazzolina per il viso. Se solo avessimo delle forbici per aprirla. Forse non servono, non servono. Ed è una spazzola facciale che va utilizzata appunto con un detergente o un esfoliante, non so, quello che voi utilizzate per la detersione del viso e vi aiuta a pulire in profondità. Le setole sono abbastanza morbide. E mi piaceva il fatto che avesse il tappino e la marca è Winnie. Mi piace. Quindi io adesso vado a lavarmi il viso e prima di lavarmi il viso prendo un mio dischetto e vado a darmi un'ultima passata alle ciglia e adesso vado a utilizzare il mio esfoliante, quello di Clinians e successivamente farò anche un leggerissimo scrub, però non vi porto con me perché sono nella situazione di pigrizia totale e non mi va di spostare il telefono. Apprezzate la sincerità. Ho lavato il viso. Un piccolo consiglio: se comprate questa spazzolina, bagnatela più spesso in modo tale da mantenere sempre le setole morbide e quindi evitare di graffiare, perché graffio un pochettino, io infatti qui mi sono leggermente arrossata, però niente di irrilevante. Allora, per quanto riguarda il lavaggio del viso, ho utilizzato l'Hydra Basic di Clinians. Questo gel detergente esfoliante alla acqua di mela e zinco, e poi ho anche utilizzato il Topexan antibatterico acqua mousse anti-impurità. Lo sto adorando questo qui. Bastano davvero due pump e ci fate tutto il viso, e appena lo trovo lo ricompro. Adesso metto un po' di tonico. Questo è quello che ho fatto io con semplicemente l'infusione di alloro che deterge il viso, più che deterge, disinfetta. Ecco, visto che ci sono qui un po' di brufoletti, passo questo qui. E poi prendo un altro dischetto e passo il tonico, questo qua di L'Oreal Fiori Rari, e lo picchietto
lato, sulla fronte, sul naso. L'ora di prendere un altro tonico perché questo qui mi pizzica la pelle. Vabbè. Adesso vado a provare una di queste maschere con alga corallina e biofiore di iris, è una maschera esfoliante e illuminante, e va tenuta in posa questa 5 minuti. Quindi perfettissimo, mi sono macchiata. No. Ha un buon odore, molto molto buono. Lo stendo su tutta la pelle, si sentono i microgranuli, visto che appunto è una maschera esfoliante. E prima di ovviamente rimuoverla del tutto con movimenti circolari facciamo la nostra esfoliazione alla pelle. Comunque, raga, davvero quella spazzolina va usata davvero davvero con parsimonia, e soprattutto io vi consiglierei di evitare le guance, quindi la reputo indicata per fronte, mento e naso, che sono le zone diciamo un po' più durette del viso, perché mi sento pizzicare, quindi suppongo che siano state anche le setole, che al tatto sono morbide, però quando poi si va ad utilizzare, siamo qui per darci consigli, e se voi avete qualche consiglio da darmi per quanto riguarda la pulizia del viso, proprio il lavaggio del viso, commentate. Aspetto 5 minuti e ci vediamo a maschera tolta. Maschera fatta. Shakerò crema. Prendo un altro po' di tonico. Tampono. Ok, Aida Genius, sapete, due pump. Non ci dimentichiamo ovviamente del collo. Skin Corrector, sempre di L'Oreal, anche questo lo amo. Se solo collaborasse il dosatore sarebbe fantastico. Non funziona. Ci faremo bastare questo. Ok. Poi prendo, non c'è più, come mai? Questa schifezza di idratante, di contorno occhi idratante, i provenzali, non vedo l'ora che finisca davvero, non ce la faccio più. Non lo sopporto. Lo metto qui. Che
che rumore, però non poteva andare peggio. E lo metto anche ai bordi delle labbra. Rimuovo di qui. Parte che ha un odore, non lo so, non mi ricordo quando l'ho aperto che avesse questo odore qui, però vabbè. Come ultima cosa prendo il Benzac, che però ovviamente non tutti usano, e lo vado a mettere nella zona della fronte perché c'è un po' di brufoli. Lo stendo così e anche nella zona del mento perché sono piena di brufoli. Non sono le ovaie, non sono gli ormoni, sono semplicemente le quintalate di cibo che sto ingerendo e non prendiamoci in giro, sto mangiando tanto, sto mangiando a fare proprio vomitare e questo è il risultato. Ultimissimo step, vado ad utilizzare questo coadiuvante di Canova e lo spruzzo su tutto il viso. Vado a tintoni, cerco e voilà. Bene, girls and bene, boys, questo video volge al termine, la skincare è terminata. Aspettate, che se no adesso mi vanno tutti davanti qui e no good. Quindi in questo modo osceno. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram se non lo fate ancora. E niente, vi mando un grande bacio e fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra skincare o il vostro prodotto preferito. Se siete arrivati fino a questo punto, lasciatemi un cuoricino qui sotto. Ciao e al prossimo video!